Si chiama aerostato ed è quella sorta di dirigibile che dormirà nell'hangar montato dall'esercito all'aeroporto di Tassignano. Il primo volo sperimentale ha suscitato grande curiosità in quelli che lo hanno visto decollare e atterrare. La funzione era stata anticipata dalla Brigata Folgore dei paracadutisti che lo userà per i lanci di addestramento. In pratica, il dirigibile piano piano andrà a sostituire gli aerei militari che da sempre chi abita in zona ha visto transitare e lanciare paracadutisti. Fin da quando è iniziata la costruzione del capannone che serve da ricovero all'aerostato, una sorta di mega installazione che male si inserisce nel contesto della campagna di Tassignano, in molti hanno protestato con il comune di Capannori per l'impatto poco rassicurante provocato dalla vista di quello che è già stato soprannominato Stargate. In realtà l'amministrazione comunale non ha potuto fare altro che sedere al tavolo con i dirigenti del Ministero della Difesa, dai quali ha ottenuto la possibilità di riqualificare tutta l'area con un'opera importante a servizio dei cittadini, grazie alla quale verranno realizzate piccole collinette, verranno piantati 150 alberi e verrà creato un parcheggio, un parco urbano e un parco giochi, oltre al recupero del campo sportivo.